La Puglia rilancia e presenta la nuova programmazione sui fondi europei, un paniere da 5 miliardi e mezzo di euro, dei quali 4,4 dal fondo FESR per lo sviluppo regionale e i restanti invece dal canale del fondo FSE. A dare un'occhiata ai parziali dell'agenda che verrà, su competitività e innovazione si investono circa 1,7 miliardi di euro, 1,2 quelli previsti per la Green Economy, 1 miliardo invece sul capitolo dedicato a welfare e salute, passando tra l'altro per la nuova formula del reddito di dignità. 88 milioni vanno alla mobilità urbana sostenibile, 205 ai trasporti, 458 su istruzione e formazione. Le aziende aspettano. D'altro canto, l'ultimo allarme arriva dalla CGIA di Mestre. Dei 64,8 miliardi di fondi di coesione messi a disposizione dell'Italia nella scorsa programmazione 2014-20, dei quali 17 in cofinanziamento, la spesa certificata da Bruxelles al 31 dicembre scorso è stata di 35 miliardi, vuol dire il 54% del totale. Significa che 29,8 miliardi sono ancora in pancia da spendere entro fine dicembre. E i fondi, i finanziamenti sono essenziali per favorire i nuovi investimenti nella nostra regione. Noi dobbiamo cercare di attrarre sempre di più la capacità di fare innovazione, anche con start-up innovative. Deve essere la Puglia, la regione nella quale deve essere conveniente portare nuove start-up e farle interagire con le aziende che già ci sono. L'università deve fare il ruolo di collettore, deve in qualche modo aiutare le imprese che già ci sono a diventare imprese innovative e poter così competere sui nuovi mercati.